Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti ad un altro episodio di Cazzeggio Catabiotrico. In questa puntata tesserò i pregi e i difetti della mia Fiat Punto 188 Fanalona. L'aerodinamica della Fiat Punto 188 è migliore di quella della Fiat Panda, Grande Punto e 500. Anche il rapporto peso-potenza della Fiat Punto 188 è migliore di quello di Panda, Grande Punto e 500. Ovviamente negli allestimenti entry-level con lo stesso motore Fire. Questo si traduce nel fatto che, pur avendo solo 60 cavalli, ha una migliore accelerazione ed un'ottima guida rispetto a quello di Panda e Fiat Grande Punto, specialmente quest'ultima, che a quanto si legge pare un chiodo. Quello che vedete a video è il grafico dei consumi. Nel ciclo combinato, quindi la media MU, circa 16,7 km litro effettivi come resa, con una varianza di 6,205. Nel solo ciclo extraurbano io ci faccio 18,4, con una varianza di 1,438, mentre nel solo consumo urbano ho una resa di 13,9 con una varianza di 1,581. Il secondo grafico sono le oscillazioni attorno, diciamo, alle due medie del consumo extraurbano e del consumo urbano. Il motore Fire è davvero una bomba. Se si tiene il piede leggerino, i consumi sono veramente modesti. Vi invito a fruire, se ci avete voglia, il link che trovate in descrizione di mio podcasting sulle tecniche di guida di hypermiling. Ovviamente non sono tutte rose e fiori. La Fiat Punto 188 Fanalona, la mia, ha anche diversi difetti. Certo, la macchina non è nuova, ma comunque la qualità Fiat non è proprio delle migliori in talune parti della componentistica. Ovviamente ci sono anche dei pregi, come la verniciatura e la carrozzeria, che praticamente reggono bene al trascorrere del tempo. È ormai un ricordo i difetti Fiat degli anni 70 e degli anni 80 che facevano la ruggine. Le Fiat di oggi sono praticamente sane. La meccanica è conosciuta ed è relativamente facile ed economica la sua manutenzione. Gli interni, con buona sorpresa, reggono bene il trascorrere del tempo e quindi nel complesso è ancora una buona macchina.